noi esseri umani provano delle emozioni. Esatto. È difficile a crederlo perché sono oggetti inanimati. Però oggi vi voglio dare la dimostrazione che questo è vero. Ok? Allora, Caterina, mi sa che quando vuoi ci basta di farlo scorrere le carte così, ok? Prendi questa carta e falla vedere a tutti quanti anche. Non la vedo io, abbassala! Ora l'ho vista, stai ferma, ok. Perfetto. Allora guarda, prendi questa carta, la tieni sulla tua mano e dalle una carezza. Mettila qua sotto, così, e la andiamo a disperdere all'interno del mazzo. Adesso guarda, tu hai preso la carta, l'hai carezzata, ne hai presa una soltanto. Le restanti ce l'ho io. Non hanno avuto la carezza. No, non hanno avuto la carezza, quindi non dovrebbero avere reazione, ma quella tua dovrebbe avere qualche reazione. Vediamo cosa può essere successo. Si è emozionata e è diventata rossa, però bisogna venire a verificare prima che sia che carta era mai scelto. L'8 di picche si è emozionata, però guarda, prendiamo questo 8 di picche, tieni le mano così, avvicina e dammi un bacio. No, no, avvicina così. Perfetto, guarda, sai quello che succede, perché la stoppare così, gli rimane un bacio sopra. Però aspetta, non è finito, perché adesso il problema qual è? Avevamo all'inizio un 8 di picche e tu hai pescato. Sta carezzando e baciando una carta, che tristezza. Ragazzi, adesso cominciamo con le carte, poi. Piano piano. Avevi un 8 di picche dal dorso. Si è emozionata la carta. Dal dorso blu. Più che una carta. No, vabbè, però. No, ma invece vuol dire che se ce la fai con le carte, figura di quel resto, non ho capito. No, diciamo, il problema è che prima avevamo un 8 di picche, un dorso blu e senza il bacio. Adesso abbiamo un 8 di picche rosse. Esatto, non me ne faccio niente perché non siamo. Quindi guarda, con un po' di magia prendiamo l'otto, facciamo così, il bacio sparisce, non solo sparisce il bacio, ma anche il colore, il colore diventa blu, come era.